so che è sbagliato, lo so. Ma cosa posso fare, padre? Io penso a lui in ogni momento. Sempre, sempre. Devi pregare. Ecco quello che devi fare. Di 10 paternoste, 10 atti di dolore e 10 Ave Marie, vedrai che la preghiera ti toglierà quei cattivi pensieri. Grazie, padre. Melina, affronta. No, non ti sedere all'angolo del tavolo, lo sai? Poi non ci si sposa più. Che sono le remette queste. Che cosa c'hai, Melina? Da un po' di tempo ti vedo cambiata. Anche sul lavoro. La mattina il negozio. Sei distratta. Non stai attenta. A volte hai sbagliato anche i conti. Non mangi. Che ti succede? Non me lo vuoi dire? Perché? Cosa c'hai? Niente, papà. Vai subito a dormire. Ti sei trovata la fidanzata, eh? Antonio! Come stai? Bene! Olivi Cesare, recluta, nonché compagni di sciagura e di studi, del qui presente, forte abbracci santi. Piacere. Cesare, io è da una vita che non vedo mio fratello, non è che ti dispiace se... Capito, capito, all'appuntamento con BB ci vado solo. E ci vediamo stasera, poi me lo racconti. Sì. Ciao. Ciao. Allora? Io tutto avrei immaginato, tranne che ti avrebbero fatto uscire per buona condotta. Non ci posso credere neanche io. E nostra madre, ci sei andato a trovarla? Presto la farò uscire da quel posto di merda. E dove la vuoi portare, Don? Le cliniche costano. Ho dei progetti. Che progetti? Non ti preoccupare. Auto usate. Sembra un buon affare, dovrebbero rendere. Speriamo, Tom. La fortuna è femmina. Mi riuscirà facile. Sono proprio contento di averti rivisto. Anch'io. Ci vediamo alla prossima licenza. Santi, che c'è? Ma ti sei fidanzato? Una specie. E come la conosco? Beh, ti posso solo dire che... è una persona speciale. Scusa, ti richiamo fra 5 minuti. Tesoro, non capisco. Può riferire al signor Sala che certi apprezzamenti può farle a sua sorella, non alla sottoscritta. Cosa è successo? Legga il biglietto che c'è nella scatola. Ed
Edoardo, ma cosa mi combini? Signorina, posso offrire una tazza del caffè? Oh, casa nuova. Ma che? Ma me lo vuoi dire a chi sta chiamando quello là dentro? Madonna mia, Ricky, e rilassati un poco. Pronto? Mi hai sognato o no? Io... Sì o no? Sì, anche se peccato. Ma che dici? Non è peccato amare? No, no, no. Ho voglia di baciarti. Ma chi è al telefono a quest'ora? Mi scusi, ma questa non è la famiglia Locascio. Allora? Hanno sbagliato il numero, papà. No. Ma che, non vai a dormire? A stare lì come una scema, fa anche freddo. Dai, corri. Vai a dormire. Vado. Se no ti salti male. E allora? Il frutto è quasi maturo. Oh, ma me lo volete dire che minchia state combinando? Andiamo, che il camion arriva alle 5. E andiamo. Oh, la sigaretta, dai! Scusate il ritardo. Che ti è successo? C'era nebbia e allora ho aspettato a muovermi. La merce c'è tutta? Tutta. Ma non ci saranno problemi, vero? Io ho moglie e figli. La più grande si sta per sposare, mi servono soldi. E solo per questo. Oh! Ma l'hai finita di scassare la minchia? Se fai come ti diciamo va tutto liscio, non ti preoccupare. Piuttosto. Ti ricordi quello che devi dire? Una Volkswagen mi ha sbarrato la strada. Sono usciti quattro uomini armati. Che ti hanno costretto a consegnare il camion con tutta la merce, ti hanno legato a questo cazzo d'albero, ma è tanto difficile. Ah, no, no. Mamma mia. Non ti stai dimenticando niente? Che cosa? Come che cosa? Come minchia ti sto parlando io? E ho riconosciuto il dialetto. Parlavano bergamasco come me. Oh. Bravo. Passa tra qualche giorno in officina e avrai la tua parte. Ciao. Ciao. Tonio, che cazzo stai facendo, Tonio? No, no, non ammazzarmi! Oh, famiglia! Sembrerà più vero. Più vero? Hai visto mai che questo si confonde? Caro Santi, lo sai che detesto scrivere. Certe cose preferirei dirtele di persona. Comunque sì, mi manchi. Mi viene da pensare a te quando meno me lo aspetto. Sei proprio un bravo ragazzo. Ma siamo sicuri che io sono quella giusta per te? In fondo tu mi conosci così poco, mentre tu per me sei come... Olga, hai visto che meraviglia? Oh, su, dai, in fondo cosa vuole questo povero ragazzo? Sono uscito da sera. Povero ragazzo, mamma, tanto a te ti piace solo perché è ricco. Beh, ha chiamato poco fa, gli ho detto di richiamare fra 5 minuti. Che cosa hai fatto? Sì, l'ho detto di richiamare. Mamma, per favore. Ma cosa credi, di avere un futuro con il tuo terrone? Io non lo so, Edoardo Sara è lo scapolo più ambito della città e tu vuoi buttare via così una fortuna simile. Ecco. Allora, cosa vuoi fare? Ti chiede solo di uscire una sera, ma che sarà mai un appuntamento? Diritto di famiglia, successioni e donazioni. Allora,
Lo sai o non lo sai? Sì, la so. Allora, sono innanzitutto una cosa importante. Certo. Facciamo una pausa. Cesare, ma abbiamo appena cominciato, siamo pure sotto esame. Vabbè. Posta! Di qua. Tommasi! Sì. Di vita! Uè, ma per me non c'è sta niente. A Ciro, per te non c'è sta niente. Ricotta! Alberici! Duchi! Eccolo! Forte bracci! Femmina, qua, va. Ah, con te incazzare. Franceschini! Se prometti di scrivermi un po' meno, vengo a trovarti fra due domeniche. Nel frattempo ti spedisco una foto che mi hanno scattato all'atelier. Un bacio, Olga. Eccoci qua. Posso ringraziarti per la magnifica serata? Beh, veramente dovrei essere io a ringraziare. Il concerto è stato molto bello. E poi, con quest'abito mi sento una principessa. Adesso la favola è finita. Buonanotte. Buonanotte. Olga, aspetta. Non so, Rene Patti, saresti uscita con me solo se ci fossimo comportati da amici. Ma non ce la faccio. Non posso, Edoardo. Olga, aspetta. Io sono pazzo di te. Sei la donna che ho sempre sognato. Io voglio sposarti. Marina, ne vai a prendere due sacche del concime per il signore. Marina! Ma che non mi senti? Ti ho detto di andare a prendere, per favore, due sacchi di concime per il signore, no? Vai, sbrigati, no? Melina. Ah, a proposito, sono arrivate delle arance per rosse, rosse fresche fresche dalla Sicilia, le vuoi? No. Non devi aver paura. Socchi della bocca. Il sapone di Marsiglia. Io avrei il sapone di Marsiglia nuovo tipo, quello quadrato, là in fondo. Lo vuoi? No. Marina! Ma quando ci metti? Sì, se non mi vede, vieni a cercarmi. Vediamoci domenica l'una dopo la messa. Nel campo dietro la parrocchia. No, come faccio con mio padre? Raccontagli una bugia. Non deve aver paura, adesso ci sono io. E che cosa ti posso dare? Ah, le lampadine, quelle che durano molto. E che sono le OMS, stanno laggiù, sono arrivate l'altra settimana, ma le avevo ordinate? Non le vuoi? No. Melina! Arrivo! No, Tony, adesso posso, viene mia posso, figlia. Posso, no. Posso. Melina! Domenica l'una dopo la messa. Serve il signore, fagli pure il conto. Ti prometto che sarà bellissimo. Gesù perdona, come perdonò l'adultera. Ma voi dovete rinunciare ai piaceri della carne, perché solo nella rinuncia c'è la purezza e la virtù, e la via che conduce al Signore. Al contrario, chi cede alle tentazioni è in peccato e allontana da sé la misericordia del Signore.
posso restare. Ogni essere sa mio padre. Con mio padre, ti prego. E con tuo padre non ci parlo. Fatti viva quando cambi idea. L'esposizione delle opere degli allievi dell'Accademia è fra 3 settimane. Fra 3 settimane? Ma allora dobbiamo andarci sotto, professore. Siamo in ritardo. Siamo un po' in ritardo, sì, lo Laura so. Laura questa sera non viene. Ma viene a cena o no? Laura è stata poco bene, io credo che non verrà. Per cui voi continuate. E sui particolari dell'espressione ci pensiamo un pochino dopo. Va bene. Tu! Chi, io? Mi dispiace. Vieni qua. Mi dispiace veramente, stavo pulendo, sono cascati degli attrezzi. Hai mai posato? Come le modelle? No, no, no. Guarda che non è mica un lavoro sporco. Sì, ma ci si deve spogliare, no? Questo sì. Allora non fa per me. Senta, no, giusto per curiosità, ma quanto guadagna una modella? Anche 5.000 lire all'ora. 5.000 lire per far vedere tette? Proprio così. Che vi ridete voi? Ci sto. Quando devo cominciare? Subito. Sì, però io dovrei finire il turno oggi. Ci parlo io col preside. Vieni. Mia madre. Perché altrimenti che fai? Altrimenti io t'ammazzo. Sì. Voglio proprio vedere. Vattene. Guarda che t'ha fatto quell'animale, guarda. È colpa mia, l'ho provocato, non me dovevo mettere a discutere. Smettere di darti sempre la colpa su tutto. Stava solo nervoso perché gli era andato male un lavoro. Ah, sì. E se la prossima volta che è nervoso mette le mani addosso ai bambini? Ci hai mai pensato? Senti, io ti voglio portare via da qua. Ma come facciamo? Ci vogliono i soldi, figlia mia. Io dei soldi ce l'ho. E come li hai guadagnati? Sono 2 anni che li metto da parte. Stanno in una busta, sotto il materasso. Ti porto via da qua. No. Ma perché no, mamma?
perché il mio posto è qui, con l'uomo che mi sono sposata davanti a Dio. Dio non vuole che ti tratti così. Ti prego, almeno pensaci. Vedrai che qui ti piacerà. Sono pagati fior di quattro anni per prendersi cura di te. Adesso scendiamo. Aspetta che prendo l'ombra. No, io non scendo. Come non vuoi scendere? Fa freddo, piove, non mi voglio bagnare. Non scendo. Santi dov'è? Santi? Santi. Santi sta facendo il servizio militare. Ah, guarda. Questa è l'ultima cartolina che mi ha scritto. Chiede anche di te. Dice, abbracciami forte, forte, mamma. Studia tanto, povero figlio mio. È proprio bravo. Ha già dato 4 esami. Io niente, neanche quello di terza media. La maestra dice che è bravissimo. Solo che sai che ci stanno i bambini, quelli più grandi, che gli mettono le mani addosso, lo picchiano. Lui è piccolo, poverino. Tu sei più grande, lo devi difendere. Lo devi difendere, così. Ci penserò io a Santi. Non permetterà a nessuno di fargli del male. Lui è piccolo. Buongiorno a tutti. Ciao, Don Luigi. È venuta giù di acqua, eh? Sì, ma fuori ha smesso, no? Avete bisogno di qualcosa? Devo parlarvi di un fatto personale. Molto delicato. Marina, vai nel retrobottega, metti a posto, è pieno di polvere. Dai, specciati, pulisci. Allora, che mi dovete dire? Si tratta di vostra figlia. E che ha combinato quella cretina? Che ha combinato? Ma non ha combinato niente, meschina. Ma è ora che le troviate un fidanzato. Fidanzato? E perché? Sentite, Don Pippo. Melina è in quell'età in cui è normale che frequenti un bravo ragazzo. Un giusto periodo di fidanzamento che si coroni in un bel matrimonio. Magari vi renderà anche nonno, eh? Non sarebbe lieta la vostra vecchiaia con tanti bei nipotini intorno? I bambini non mi piacciono. E ancora meno mi piace che Melina si sposi. Ma come sarebbe a dire? Non volete che vostra figlia prenda marito? Ma se si sposa, chi ci pensa, sottoscritto? Ma che io l'ho cresciuta devota e rispettosa, così perché... per darla in moglie al primo scimunito che incontra. E poi, l'avete visto, ma chi se la piglia una menomata come quella? Ma che cosa volete farne? Un infelice più di quello che è. Una di quelle zitelle isteriche che vivono di rimpianti. E poi Melina non è una menomata. Ha solo una piccola malformazione all'anca. Luigi, Melina è figlia mia. E fa quello che dico io. Io sono suo padre. Ma compagno, non piove più. Pigliatevi l'ombrello. Ragazzina, cerco Tonio. Dov'è? Che cosa vuoi da Tonio? Va di là. La conosco quella. È una delle ragazze del garofano rosso, no? Allora? Io ero venuto da te. Volevo che fossi tu la mia fidanzata. Una come te mi avrebbe messo la testa a posto. Tu non l'hai voluto. È colpa tua. Toglio, ti prego, aspetta. Non me ne importa niente se non ci parli con mio padre. Voglio stare con te.
e farò tutto quello che vuoi. È troppo tardi. Senti? Io sento malissimo. Olga, sì, lo so, sono in un telefono pubblico. Senti, ti volevo solo chiedere, domenica prossima vieni? Sì, sì, arrivo domenica. Ah, bene, io sono contento, non vedo l'ora. E tu? Olga, mi senti? Santi, qui la linea è molto disturbata, comunque ci vediamo domenica. Sì, un attimo. Olga, mi senti? Ti volevo solo dire che nella foto che mi hai mandato sei bellissima. Grazie. Ciao amore. A domenica allora. Ciao. Io voglio già ora di tornare. Allora sei riuscito a parlare con il capitano? Sì, sì, sono riuscito. No, non credo niente. La licenza? Oh, domenica prossima è qui. Bene, allora hai bisogno della benzina. Io non c'ho neanche la macchina. Se lei viene domenica, hai bisogno della lira. Ah, e vabbè, i soldi della trattoria ce l'ho. Ma quale trattoria? Tu te la prendi, la porti in un bel ristorantino. Ristorantino, pensioncina, pensioncina cameretta. Magari. Questi dovrebbero bastare. No, ma sono troppi. Ma che troppi, cammina. Se papà continua a mandare soldi è perché mi hai fatto prendere un 27 e un 24, perciò non è neanche un prestito, chiaro? Sente, no, io... Shh. Sei il primo amico disinteressato che ho. Venendo da te. Portami in camera di tuo padre. Portami in camera di tuo padre, ti ho detto. Avvicinati. Spogliami. Cosa? Baciami come ti ho insegnato io.